Interquartieri e nuova viabilità, un obiettivo raggiunto a fatica e che ha avuto una lunga gestazione e che quest'anno ha visto finalmente la luce, anche se non son rose senza spine, il tema delle barriere antirumore utilizzate nel quartiere Poderino ha guastato un po' la festa. Inaugurazione pomposa però e grande soddisfazione da parte dell'amministrazione con un giro inaugurale di sindaco vespista e tutti coloro che hanno partecipato al processo di realizzazione, ex sindaco Aguzzi compreso, e naturalmente nuovo manto stradale, nuovo di pacca. Da poco sono terminati i lavori in via Prima Strada a Bellocchi, dove qualcosa nella messa in posa del nuovo manto non è andata per il verso giusto, tanto che il comune, l'assessore ai lavori pubblici hanno sospeso i pagamenti alla ditta che aveva eseguito i lavori. A Bellocchi però ora tutto è risolto. Ma ora salta fuori un altro punto in cui l'asfalto sta cedendo sotto il peso del traffico ed è proprio nell'interquartieri nuova e proprio sull'approssimarsi della rotonda del Poderino. Ogni tanto c'è un buco lì, un buco là, io con la bici vedo tutto, insomma. Non è un gran lavoro per me, dopo non so. Anche perché è nuovo l'asfalto. È nuovo, dovrebbe durare almeno diversi anni. Invece si incomincia a rompere un pochino, più grande, più grande, più grande. Ora questo non dovrebbe accadere, vista la giovane età del bituminoso e visto che il resto dell'asfalto si sta comportando bene. Quindi perché? Perché proprio in questo punto? Cosa è successo? Forse la ditta che ha eseguito i lavori qui è la stessa di Bellocchi? Pagamenti sospesi anche in questo caso? I segni dei carotaggi sull'asfalto presenti più punti della rotonda sono il segno inequivocabile che qualcuno ha già notato la cosa e speriamo che ci metta, è proprio il caso di dirlo, una bella pezza sopra, ma una pezza che tenga però.